Bene, quest'oggi ci troviamo proprio nello studio del dottor Claudio Widmann e abbiamo occasione di, appunto, di approfondire con lui a seguito di un incontro, un convegno che c'è stato proprio a Ravenna, di come appunto lui stesso che opera e vive appunto la città di Ravenna, di come certe eccellenze possono essere in qualche modo, oltre che patrimonio, diciamo da un punto di vista statico e presenti nella città, possono essere poi anche invece da un punto di vista umano e da un punto di vista anche proprio di approfondimenti sviluppate. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Beh, io vivo a Ravenna da oltre 40 anni, quindi ravennate di fatto, anche se non d'origine. Ho svolto a Ravenna attività clinica come psicoanalista, di quella particolare corrente che è la psicoanalisi junghiana. Da alcuni anni dedico la mia attività preminente alla didattica, alla ricerca, all'editoria, nel senso delle pubblicazioni, e alla realizzazione di incontri, di convegni, tipo quello cui faceva lei riferimento giusto poco fa. Abbiamo costruito una micro tradizione di convegni ravennati nel nostro settore. Scusi, nel nostro settore sono i convegni di Ravenna. Da quasi 25 anni ormai, ogni 2 anni si verifica qualcosa di questo genere su argomenti disparati, sempre di psicologia analitica. Benissimo. Questo convegno di Ravenna, l'ultimo che si è tenuto, quale argomento più specifico ha sviluppato? Beh, abbiamo voluto cogliere l'occasione del fatto che quest'anno sono esattamente 50 anni dal 1968 e abbiamo fatto un ragionamento tutto sommato abbastanza elementare. Nel 68 c'è stata una grande esplosione di giovanilità, l'anno degli studenti, l'anno degli operai, gli anni della contestazione, i movimenti che si sono chiamati giovanili. La riflessione è questa, che non si sono mossi soltanto i giovani, si è attivato uno spirito giovanile, si è mobilitato un modo d'essere, uno stile di vita giovanile. E abbiamo voluto dedicare questo convegno primariamente a cercare di mettere al fuoco alcuni aspetti di quello che è proprio lo stile giovanile e di come questi aspetti si siano anche profondamente radicati nel nostro modo d'essere. Non c'è dubbio che per una infinità di aspetti noi siamo molto più giovanili di 50 anni fa. Basta che compariamo le cinquantenni, ma anche i cinquantenni di oggi, ai cinquantenni o alle cinquantenni che eravamo abituati a vedere 50 anni fa. Abbiamo parlato appunto dell'essere giovanile, di uno stile di vita giovanile. E quali sono i tratti che caratterizzano di più appunto questo aspetto di probabilmente vitalità, creatività, nuova modalità di interpretare la vita, più aperta, più forse scanzonata? Beh, gli argomenti e gli aspetti di un cosiddetto stile giovanile sono sterminati, questo convegno non li ha potuti sviluppare tutti, però ne ha approfonditi alcuni in maniera abbastanza interessante. Tra gli aspetti più ampi, a carattere più generale, non c'è soltanto quello formale dell'aspetto che riguarda l'abbigliamento, che riguarda l'informalità dei modi, che riguarda l'immediatezza dei contatti tra persone. Tra gli aspetti di
anche più strutturali ci sono, per esempio, non solo il grande dinamismo, ma il continuo slanciarsi in avanti sull'onda di quel dinamismo, che comporta anche una grande instabilità, un grande dinamismo, ma anche una grande precarietà. Tutto sommato anche il precariato è un aspetto, ed è un aspetto negativo, un aspetto d'ombra della precarietà che domina globalmente. Oggi la precarietà non è soltanto precariato lavorativo, precarietà è anche che acquistiamo un'automobile e non è per tutta la vita, acquistiamo un telefonino ed è solo per i prossimi 6 mesi, acquistiamo una casa e con buona probabilità non è la casa nella quale moriremo. Ecco, la precarietà è un grande aspetto dello stile giovanile. Tra gli elementi che si sono approfonditi ce ne sono alcuni di grande, interesse, che sono la vocazione globalizzata, per esempio, che sono il grande feeling, molto più dello spirito giovanile che di quello senile, il grande feeling con la dimensione digitale, informatica, con la comunicazione non sensoriale, cioè con quella comunicazione che non passa attraverso l'organo di senso, soprattutto quello del tatto, del contatto, ma che è prevalentemente uditiva o visiva, quindi più adatta ad essere veicolata tramite i mezzi digitali. Aspetti che sono fortemente veicolati dallo spirito giovanile, anche un atteggiamento di grande equiparazione, di forte eguaglianza, prima fra tutti di eguaglianza fra le identità di genere, per cui in questi 50 anni abbiamo assistito ad una autentica, per molti versi doverosa, inevitabile rivoluzione nella ridefinizione tra rapporti di genere, e in questi ultimissimi anni stiamo assistendo e stiamo attualizzando un po' tutti noi anche una equiparazione dei generi che non sono soltanto quello maschile o quello femminile. Una grande qualità dell'aspetto giovanile è la qualità ludica, per esempio. I bambini giocano, ma giocano anche gli adulti. Giocano tutti quelli che entrano o che vengono presi da un'impostazione tipicamente giovanile. E allora bambini e grandi giocano, ma giocano con quella caratteristica che è tipica del gioco e che viene spesso sottovalutata e sottaciuta, che è la grande serietà. Noi da grandi riteniamo che il gioco sia una cosa frivola. Tutti i bambini giocano con grande serietà, ma anche gli adulti quando vanno al casinò o quando fanno anche altre cose le fanno con grande serietà. La più banale partita in spiaggia, racchettoni o tra scapoli ammogliati come si faceva una volta, vede dei coinvolgimenti totali, altro che leggerezza. Questo convegno di Ravenna, l'ultimo che si è tenuto, quale argomento più specifico ha sviluppato? Beh, abbiamo voluto cogliere l'occasione del fatto che quest'anno sono esattamente 50 anni dal 1968. E abbiamo fatto un ragionamento tutto sommato abbastanza elementare. Nel 68 c'è stata una grande esplosione di giovanilità. L'anno degli studenti, l'anno degli operai, gli anni della contestazione, i movimenti che si sono chiamati giovanili. La riflessione è questa, che non si sono mossi soltanto i giovani, si è attivato uno spirito giovanile, si è mobilitato un modo d'essere, uno stile di vita giovanile. E abbiamo voluto dedicare questo convegno primariamente a cercare di
mettere al fuoco alcuni aspetti di quello che è proprio lo stile giovanile e di come questi aspetti si siano anche profondamente radicati nel nostro modo d'essere. Non c'è dubbio che per una infinità di aspetti noi siamo molto più giovanili di 50 anni fa. Basta che compariamo le cinquantenni, ma anche i cinquantenni di oggi, ai cinquantenni o alle cinquantenni che eravamo abituati a vedere 50 anni fa. La città di Ravenna, come vede oggi questo contesto e se secondo lei, mantenendo appunto questa impostazione, diciamo giovanile, si potrà sviluppare nel futuro? Ma a Ravenna come altrove ci sono delle linee direttrici nell'animo umano, delle linee direttrici di natura strutturale. Allora lo spirito giovanile è anche quella parte dello spirito umano che ancora non ha una identità precisa, ma che sicuramente spinge per trovare e per profilare una identità precisa. Ecco, da questo punto di vista, e questa forse è la maggior caratteristica dello spirito giovanile, da questo punto di vista lo spirito giovanile è una grande potenzialità di soggettivazione, cioè è quella propulsione, quella forza propulsiva interna all'uomo che porta a trovare e a definire e a rinnovare costantemente la propria soggettività. Ecco, i leader fondamentalmente, i leader così come le persone emergenti, sono molto spesso delle persone in cui lo spirito giovanile più che in altri ha prodotto una caratterizzazione soggettivante molto particolare. Sono delle persone veramente assetate di una individualità, dell'essere, si diceva una volta, delle persone distinte, ma nel senso letterale del termine, cioè delle persone che si distinguono rispetto a tutto il resto, rispetto a tutto l'altro. Ognuno di noi nel percorso della propria vita, diciamo, è la sintesi di tanti momenti che, diciamo, da quando era in fasce ad arrivare al momento attuale, di tanti momenti della vita e di tante persone che si sono venute man mano a delineare nel corso del tempo, nel corso della propria esistenza. Ognuno di noi è la sintesi di tanti personaggi, di tanti se stessi? Ho l'impressione che la sua riflessione colga in qualche modo quella che è l'essenza del convegno di cui stiamo parlando e che era condensata nel sottotitolo, il puer come aspetto eternamente giovanile della psiche. L'aspetto eternamente giovanile non nel senso che non si invecchi mai, non nel senso che si possa ingoiare un giorno una qualche erba della immortalità, ma aspetto eternamente giovanile nel senso che ciascuno di noi porta dentro una capacità, una potenzialità, un'energia di una costante rigenerazione. La capacità di rinnovarsi, di riciclarsi al cambiare delle situazioni esterne, al cambiare delle situazioni interne, al cambiare dell'età che passa. Ecco, questa capacità di rigenerare noi stessi è l'aspetto eternamente giovanile della psiche. E da questo punto di vista credo sia condivisibile ciò che lei andava affermando giusto poco fa, cioè che noi siamo in ogni istante
una serie di figure, di persone, di identità che nel tempo si sono via via riformulate, diventando sempre diverse nel rimanere sempre quelli. Ecco, questo davvero mi pare sia uno degli aspetti essenziali dell'archetipo giovanile. E da questo punto di vista, ancora una volta, le nuove acquisizioni, sto parlando di quelle tecnologiche, eccetera, ci sono di insegnamento, perché ci mostrano come sia possibile sperimentare delle identità parziali che poi cadono, che vengono sostituite da altre. Questo è davvero il grande gioco della vita. Questo è il grande gioco anche della nascita, della crescita, dello sviluppo dell'individualità. Tante individualità parziali che si riciclano, si rigenerano, niente di quello che era va perso e tutto viene riformulato all'interno di nuove definizioni. Questo alla fin fine è l'individuo. Bene, ringraziamo il professor Claudio Widmann per l'opportunità che ci ha dato di poter creare questo approfondimento.